Un cordiale saluto, gentili telespettatori di Prima Free, e ben ritrovati per l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Partiamo proprio da quest'ultima città. Continuano, è un fatto di cronaca, continuano le truffe sempre più svariate. Bene, adesso parliamo di abbonamenti e riviste non pagati. Finti funzionari truffavano i parroci. Vediamo. Si spacciavano per funzionari del Tribunale di Milano e truffavano parroci del Polesine. Quattro persone denunciate dai carabinieri per truffa, usurpazione di titoli, falsità materiale in concorso tra loro. I quattro contattavano telefonicamente parroci e religiosi, spacciandosi come dipendenti del Tribunale di Milano, invitando la vittima di turno a presentarsi presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo perché citata in udienza a causa di un mancato pagamento di abbonamenti ad alcune riviste mensili. Nel corso della telefonata veniva poi suggerito alla vittima che sarebbe stata contattata da uno studio legale, risultato poi ovviamente inesistente. E infatti un parroco del Medio Polesine è stato contattato da un fantomatico avvocato che gli ha specificato che le riviste ricevute e non pagate riguardavano vigili del fuoco, forze di polizia. Purtroppo in un caso l'anziano parroco è stato indotto in errore e ha versato ai malfattori quasi 9.000 euro. Successivamente, confidandosi con alcune persone di fiducia, si è reso conto di essere stato truffato, sporgendo denuncia ai carabinieri. Dalle indagini è emerso che un secondo parroco del Medio Polesine era stato contattato nello stesso modo, ma parlandone con un legale non era caduto nel tranello. Lui, lei, l'altro è una mannaia. Se ne va alla sagra del paese e scopre la moglie con l'amante che è pure un caro amico di famiglia, fin troppo caro a conti fatti. Si è conclusa con l'arresto di un 57enne delle Estense, una bagarra amorosa scoppiata fra l'uomo, la consorte e il nuovo amore di quest'ultima. Il tutto, la donna aveva comunicato al marito di volersene andare di casa e l'uomo aveva deciso di seguirla durante la sua uscita serale per pescarla con il compagno. Figuriamoci quando ha visto che il moroso nuovo era l'amico di famiglia che bazzicava per casa loro. Il malcapitato ha perso la testa e per un giorno intero ha vessato i due con minacce e ritorsioni, arrivando a bruciare i vestiti di lei e a cercare la coppia andandosene in giro con un furgone e un'accetta sul sedile. L'altra sera, accecato dalla gelosia, è saltato in sella la sua bicicletta per andare dal rivale e ha pensato bene di portare con sé uno di quello che nelle campagne del Padovano chiamano stegagno, un arnese molto affilato che si usa per tagliare la legna. Il figlio ha capito l'antifono e ha subito avvertito i carabinieri che hanno intercettato il marito geloso prima che la faccenda finisse male. Adesso Padova ancora si delinea qui in città dopo le elezioni, il ballottaggio, la nuova amministrazione, sindaco della città del Santo di Sergio quindi Giordani. I consiglieri di maggioranza saranno 20 per il Partito Democratico, Andrea Michalizzi, quarantenne, già assessore nell'ultima amministrazione Zanonato, che ha ottenuto 1.185 voti. Poi ancora Gianni Berno, 53enne bancario, volto noto in Consiglio Comunale, già presidente della veneranda Arca del Santo. Cristina Piva, 63 anni, alla sua prima esperienza amministrativa. Antonio Bressa, 33 anni, imprenditore e segretario cittadino del PD. Margherita Colonnello, 25 anni, studentessa alla seconda esperienza in Consiglio Comunale. Roberto Bettella, 67enne, professore di lettere, alla prima volta in Consiglio Comunale. Sono 12 consiglieri di minoranza: Massimo Bidonci, 52 anni, già sindaco di Padova e Cittadella e senatore della Lega Nord, partito di cui è presidente; Matteo Cavatton, 39 anni, avvocato che ha ricevuto 873 preferenze, già assessore alla cultura nella precedente amministrazione; Ubaldo Lonardi, medico, già assessore provinciale; Elena Cappellini, 24 anni, studentessa della prima esperienza politica; Wanda Pellizzari, 75 anni, commerciante; Roberto Moneta, 29enne, avvocato; Davide Meneghini, 29enne, laureato in comunicazione, DJ radiofonico, consigliere comunale uscente; e ancora Enrico Turin, 36 anni, agente assicurativo. E rimaniamo in città. Di fronte alle intenzioni manifestate dal nuovo sindaco di Padova, Sergio Giordani, relativamente al nuovo ospedale di Padova, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha invitato, scusate, il primo cittadino a leggere 7 anni di carte in cui le relazioni dei tecnici illustri coinvolti indicano un'unica soluzione tecnica e non politica. Ho letto, prosegue Zaia, che Giordani conta di incontrarmi e lo riceverò volentieri, anche se, con tutto il rispetto per il mio sindaco,
questa partita sta diventando una sorta di gioco dell'oca. Mi spiace che la vicenda sia stata dipinta come un braccio di ferro, perché noi siamo prontissimi a partire. Ci dica il comune cosa vuole fare, ma sappia che di nuovo su Vecchio non si parla, è un fatto tecnico. Va dato il tempo a Giordani di informarsi e sappia che per l'idea di costruire il nuovo sul Vecchio siamo passati tutti da neofiti, ma oggi, a differenza del 2010, ci sono relazioni e controrelazioni che dicono di no, e sarei incoerente se dicessi che i tecnici che difendono fino in fondo stanno sbagliando. E rimaniamo sempre in Veneto, in regione, un progetto di legge ora in regione contro Parentopoli. Sentiamo di cosa si tratta. Oggi abbiamo presentato un progetto di legge sul nepotismo, ovvero contro Parentopoli, quel fenomeno deprecabile che vede i politici assumere i propri parenti nelle istituzioni con i fondi pubblici, quindi con i fondi di tutti i cittadini. È un progetto di legge trasversale che è stato sottoscritto dalle minoranze del centro-sinistra, ma non solo, e anche da alcuni componenti della maggioranza. Con questo progetto di legge si vuole quindi, anche in Veneto, prevedere questa norma che vieta di assumere i parenti, così come il Parlamento europeo ha già fatto dal 2008, naturalmente nella speranza di non vedere più questi casi di parentopoli che anche in Veneto recentemente abbiamo visto. Un 67enne nasconde la droga del vicino di casa spacciatore per arrotondare la sua pensione minima. La donna è stata denunciata assieme al suo convivente, mentre il pusher, un tunisino di 45 anni, è stato arrestato. La squadra mobile ha individuato l'appartamento dove venivano tenuti gli stupefacenti. In un mobile c'era oltre un chilo di cocaina. Gli agenti hanno poi atteso l'arrivo dello spacciatore per coglierlo in flagranza ed arrestarlo. Quando il tunisino è stato scoperto, si è giustificato dicendo di essere disoccupato e che la moglie, un'italiana, non sapeva nulla di questa sua attività illecita. Ci spostiamo adesso ad Occhiobello, è stata presa di mira anche la parrocchia in via Savonarola, che proprio in questi giorni sta organizzando il Grest, il centro estivo apprezzatissimo. Scritte insultanti apparse durante la notte, qui come altri edifici di Occhiobello e di Santa Maria Maddalena, in quello che appare un raid vandalico di dimensioni non banali. Più di uno i bersagli che non appaiono scelti per una ragione ben precisa, se non quella di offrire una superficie ampia sulla quale vergare i propri messaggi. Tra gli edifici presi di mira, quello che ospita un negozio di una nota catena di prodotti per l'igiene e una ex banca. Gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri nella speranza che sia possibile identificare i responsabili. E adesso torniamo a Padova. Infortunio sul lavoro alle 13.18 di ieri in piazza Insurrezione. Un elettricista al lavoro al terzo piano della Camera di Commercio è caduto da una impalcatura mobile da un'altezza di circa 2 metri, cadendo dal suolo e sbattendo il capo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 con un'ambulanza. GB, residente a Padova, 55 anni, domani ha riportato una ferita all'arcata sopraccigliare. Trasportato in media gravità al pronto soccorso dell'ospedale civile di Padova, è stato qui accettato con codice d'ingresso triage area rossa ed è stato trattenuto a scopo cautelativo per ulteriori accertamenti. L'uomo non versa in pericolo di vita, dai rilievi si sono occupati i carabinieri e lo Spisal. E adesso andiamo a Rovigo. Una caduta che le ha comportato danni fisici molto seri e per questo un'anziana rodigina, protagonista della vicenda, porta in causa il comune di Rovigo, colpevole, secondo questa versione dei fatti, della mancata manutenzione della strada. La vicenda è avvenuta nell'ottobre del 2015 ed ora Palazzo Nodari dovrà difendersi di fronte ad un giudice del Tribunale di Rovigo in sede civile. A causare il danno fisico importante alla donna, un'anziana rodigina, sarebbe stato una voragine in via Concilio Vaticano, nella quale la donna si sarebbe imbattuta camminando. La caduta le avrebbe portato un danno al ginocchio. La signora, assistita nella controversia dall'avvocato Nicola Rigobello del Foro di Rovigo, chiede ora al comune un maxi risarcimento di 73.835 euro. Palazzo Nodari ha deciso di resistere in giudizio e affidare l'incarico della difesa all'avvocato della compagnia assicurativa. La prima udienza è fissata per il 13 settembre al Tribunale di Rovigo. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo.
Previsioni per giovedì 29 giugno 2017. Tempo spiccatamente instabile al nord a causa del ciclone Circe, che porterà qualche disturbo anche su parte del centro. Sempre sole invece sul resto delle regioni. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord rovesci e locali temporali diffusi su gran parte delle regioni, più intensi sull'arco alpino e prealpino, più a carattere sparso invece sulle pianure. Spostiamoci al centro. Al mattino precipitazioni localmente temporalesche su Toscana e Umbria, ampiamente soleggiato altrove. Migliora ovunque nel pomeriggio, salvo ancora occasionali piovaschi sulla Toscana. Al sud invece avremo una splendida giornata di sole, il cielo si presenterà sereno e limpido ovunque sulle regioni peninsulari e anche sulla Sicilia. I venti saranno in genere moderati o localmente forti, da direzioni variabili ma meridionali su tutti i bacini. Temperature minime comprese tra i 14 e i 25 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo un lieve calo al centro-nord con non più di 30 gradi, caldo intenso e afa al sud invece, dove i termometri arriveranno a toccare anche i 40 gradi. Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo seguite la pagina ufficiale di Facebook deilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'informazione per Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi sulla nostra rete.